Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Johnny 8 e siamo ancora in compagnia di Mafia. Se vi ricordate dall'ultimo video ci eravamo lasciati dopo un inseguimento un po' rocambolesco perché per inseguire l'altra macchina ci siamo ribaltati, abbiamo fatto un po' di casino. Inseguimento perché quando siamo andati in una missione a riscuotere il pizzo, in due posti è andato bene, nel terzo posto ci hanno teso un attentato. E la banda rivale praticamente di Morello, in cui ci hanno detto che ora questo posto è il nostro. Il povero Paoli si è preso una pallottola nello stomaco, sembra essere vivo, e il povero Sam è stato pestato a botte e noi abbiamo inseguito praticamente il bastardo che ci ha ciulato i soldi, ma l'abbiamo fatto secco. Quindi andiamo, continuiamo. Ok, eravamo proprio rimasti qua. Proseguiamo con l'intermezzo 1938. Intanto sono passati già 8 anni. Ed ecco come un sempliciotto passa dalla carriera di tassista a quella di mafioso. Fortuna. Esatto. Io non la vedevo così. Parcheggiare proprio in quella strada, fare una pausa quando Paulie e Sam giravano l'angolo, era strano. Un po' come... non lo so, come se fosse destino. Se ti fa sentire meglio, credici, ma è stato un colpo di fortuna comunque. Voglio dire, un giorno ti spacchi la schiena lavorando onestamente in una città che cerca di schiacciarti fin da quando sei sceso dalla nave. E il giorno dopo hai le tasche piene dei soldi sporchi di Salieri e dai ordini agli altri. Non esattamente. Allora Salieri non controllava la città. Per ogni dollaro incassato da lui, Don Morello ne guadagnava 10. Corrompeva sbirri, politici, giudici. Se non riusciva a comprarli, li soggiogava con la paura. In effetti aveva terrorizzato l'intera città, te ne do atto, certo. Hai sentito parlare di Joey Crackers? Sì, compare nel fascicolo di Morello, il pugile, vero? Già, proprio lui. Ok, quindi ci hanno un po' fatto tornare nel presente. Con Tommy e da quello che so, il tizio. Joey stava andando ad allenarsi. Fantasticava sulla conquista del titolo. E sulle fiche. Che diamine. Ecco fatto. Stai a guardare la topa, coglione. Scemo. Ma vedi? Ma cos'è, quindi con gli occhi chiusi? Guarda qui. Ai ai ai. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Don Morello, io non sapevo. Conosci qualche aucio che ha una macchina come acchista in città, Joey? No. E a me dispiace molto. Andavo troppo piano. Vuoi dare la colpa a me? No, signore. Solo che non ho mai fatto incidenti. Beh. Il suo danno è molto grave. Non ce ne sarà bisogno, signore. Le ruote sono a posto. Ai, il ai, radiatore ai. È un po' ammaccato, mio cugino. E la polizia sta ferma a guardare. E se ne va, ovviamente. La mafia, ragazzi, è la mafia. La potenza della mafia, la potenza della mafia. Mi sa che qualcuno ti ha rifilato una palla. Secondo il mio informatore, Morello faceva una fortuna quando Joey Crackers saliva sul ring. È vero anche quello. Eppure Morello ha lasciato quel poveraccio morto in strada, con la testa fracassata. Non ha senso. Magari sapeva che la carriera di Joey era finita, oppure voleva spaventare quelli che non pagavano il pizzo. Don Salieri diceva che quando Morello si arrabbiava, perdeva la testa. Tu hai avuto altri scontri con gli scagnozzi di Morello? Non subito. C'è stato un periodo di calma per un paio d'anni. Abbiamo avuto delle scaramucce con dei tipi che facevano i duri, ma in generale filava tutto liscio. Contrabbando, la protezione, io e i ragazzi andavamo a riscuotere in giro. Però, sarò sincero, molte volte pensavamo anche a spassarcela. Ovviamente, se no che lo fai fare, mafioso. Una sessione molto
dedicata ai video, questa qua. Sportività 1932. Tommy, grazie di essere venuto subito. Ci mancherebbe, capo. Che succede? Si terrà una corsa, sai? Ah, sì. Poli e Sam hanno scommesso soldi su... Mikey Dunn. Esattamente. Un bravo ragazzo, ma è una testa calda. E ha un po' le mani bucate. Qualche anno fa Mikey è venuto a chiedermi un prestito. Voleva dei copertoni nuovi per poter correre giù alla cava. A me piacciono le auto veloci, è una specie di hobby. Si è rivelato un ottimo investimento. Quel ragazzo non perde una gara quando scende in pista. È passato a un'altra categoria di automobili e ho iniziato a piazzare qualche scommessa su di lui. In conclusione, ho riavuto più di quello che gli ho prestato. Sì, Sam dice che è il numero uno. Lo era. Abbiamo sempre dominato le gare. Adesso Ralph dice che è arrivato un europeo molto forte e che la sua macchina non ha praticamente rivali, a quanto pare. Quanto rischiamo di perdere? Anche troppo. Ma non riguarda solo noi. Molte persone del quartiere hanno chiesto consigli finanziari. È su Mike che hanno scommesso tutti. Potrebbe rivelarsi un vero disastro se dovesse perdere. Vai, ad esclusione di Morello. Crede punterà sull'europeo? Oh, sono più che certo. Vuole che ce ne liberiamo? Non si trova. Morello lo nasconde da qualche parte. Se dovesse sparire o dovesse ritirarsi, inoltre, annullerebbero le scommesse. Direbbero che la corsa è truccata, che è una truffa. E la sua auto? È questo il punto, Tommy. Ralph conosce un sorvegliante. Andrai da lui stanotte. Prenderai l'auto dell'europeo. La porterai a un nostro meccanico e la rimetterai al suo posto. Non c'è alcun problema, capo. Ottimo. Ci penso io, Sara, capo, vai tranquillo. Andiamo da Ralph e vediamo cosa ci rimedia. Ecco di mezza minchia. Che fine hai fatto ieri sera? Ero con te. Tu avviati, Tom. Sei guarito? Sono io questo coglione. Poli. Sei guarito, Poli? Ti ha portato a casa. Già. Chissà, che gran nottata. Forse per te, per le ragazze. A parte forse no, è il 32, è passato anche un po' di tempo da... Buonasera, Tommy. Dalla raccolta di pizza. Allora sono 5, macchinina rossa, dove vai, Tommy, il grande giorno si avvicina. Tu hai mai visto la corsa? È impossibile non farlo. Salieri non lascerà interrompere a Morello. Sì, c'ha più ticchi di me, ragazzi, è fantastico. Ti manderà un messaggio, così, stanotte. Prenderemo in prestito l'auto dall'autodromo e il mio amico Bobby è il custode. Per un piccolo compenso ti mostrerà dov'è e farà finta di niente quando tu girerai la chiave. Questo Bobby già mi piace. Certo, c'è un altro tipo poi, Lucas Bertone. Devi portare l'automobile sotto al Giuliani Bridge. Lui, lo sai, ci lavorerà su, renderà la corsa più interessante. Poi riporterò indietro la macchina e Bobby non dovrà più fingersi distratto. Ma devi fare in fretta, perché il turno di Bobby finisce all'1:30 e il suo collega è uno stronzo. Ottimo, un grande stronzo. Oh, ehi, se ti serve un posto dove mettere al sicuro le macchine lontano da gente indesiderata, usa pure il garage. Finalmente Carlos si è deciso a liberarlo. Beh, buono a sapersi. Apri il garage per scegliere un veicolo. Ok, fosse tutti 4:36. Praticamente questa qua è l'auto, mi sembra, quella che abbiamo rubato a Morello. Vai, il carretto. Abbiamo il nostro taxi iniziale. Il carretto che ci ha dato Ralph la prima volta. Io direi questa qua, la Bolt, che mi sembra veramente potente, ragazzi. Sicuramente andiamo in giro per la città con una certa eleganza con questa, quindi direi sì, la Bolt. Con grande eleganza partiamo. Puoi aggiungere i veicoli al garage semplicemente guidandoli. Ok, allora li rubo. Incontrati con la guardia all'autodromo. Va bene. Oh, un clacson decente, se Dio vuole. Cazzo, questa è tutta un'altra storia. Questa cammina. C'è la polizia. Occhio. Andiamo. Vai. Thank you.
con questa macchina è tutta un'altra guida, proprio una grande eleganza. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, il buon Ralph stavolta ci ha fatto contenti. Metti pure la tua auto in garage, non c'è nessuno. Gli amici di Ralph sono amici miei. Se hai soldi, certo. Domani mattina si riempirà di gente, l'intera città. Contrabbandano liquori, lottano. Che palle. Oh, andiamo. Dimmi un posto migliore per rimorchiare una ragazza questo fine settimana. Non farmi parlare. Ne ho viste di cose. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati. Dai, tutte le volte sono parcheggi preciso, cazzo, quindi la missione. Ok, ci siamo. Andiamo. Apri sta cazzo di porta. Eccola qui. Un po' come affari al buio. La serie C del 1929. Bella cazzo. La migliore. È un peccato sabotarla. Se ti beccano gli sbirri, inizieranno a fare domande. Bella. Ora si ragiona, ragazzi. Okay. Abbiamo la macchinina da corsa. Tornare da Bertone entro l'una e mezza prima del nuovo guardiano. Sì, è uno stronzo. Lo so. Ok, abbiamo 3 minuti e mezzo, ragazzi, per sabotare la macchina. Andare e tornare. Cazzo come va, cazzo come va. Certo, veramente si guida veramente male in questo gioco, eh. Proprio abbastanza male. Ma non si guida, cazzo. Non ce la faremo mai così. Abbiamo anche il clacson elegante. Dai, passo io. Sortite dalle palle. Merda. Non so, no, guarda come è ridotta la macchina. Non so se ce la facciamo, perché abbiamo già perso un po' di tempo, adesso c'è la polizia, sciapola. Peccato perché quando c'è da curvare con questa macchina è un inferno. Hanno sgamato, mi sa. Vena! Vena Tommy! Vai Tommy, gas in fondo! Ce la possiamo fare! In eleganza ce la facciamo, ragazzi! Tornate ai vostri compiti! Perché... per chi non lo sapesse, noi abbiamo una guida in eleganza, ragazzi, molto elegante. Siamo arrivati. Vediamo dove parcheggiare. Eccoci qua. Vieni. Sabotiamo questa macchina. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Piacere. Oh, guarda qui che gioiellino. Magicamente la macchina non è più distrutta. Io lavoro in fretta. Sta qui. Quindi se sabotiamo i freni torniamo là al garage senza freni praticamente noi. Ok, è ottimo, pronta. Direi. Grazie, Lucas. Devo riportarla prima che se ne accorgano. Facci piano con lei. Diciamo che non farà la brava. Vabbè. Ehi, puoi dire al signor Salieri che io sono sempre disponibile. Collaboro con tanti, è vero. Ma voi rimanete i miei clienti speciali. Calde, le fughe, ogni cosa al giusto prezzo. Speriamo che il ragazzo di Salieri vinca. Vediamo. Per il bene di tutti. Ok,
Guida con prudenza. Certo. Con la prudenza elegante di noi altri. Andiamo. Ok, si è aggiunta una barra con un motore, forse, ecco, sul riscaldamento, sì. Sì, l'ha un po' sabotata effettivamente. La guida è stabile con eleganza, ragazzi. Che succederà se si riscalda il motore? Fuma tutto, ovviamente. E si spegne, brutta storia. Andiamo, siamo ripartiti. Ok, quindi non va fatta surriscaldare, se no non ce la facciamo ad arrivare. Permesso, mi scusi, permesso, permesso, passo io, permesso. Andiamo. No, ma perché vedo che cazzo ti pare? Vabbè che t'han sabotata, ma... Se era la polizia si prendeva nel culo, eh. Eila, Eila, permesso? Devo andare io. Ma sì, penso che ce la facciamo con grande nonchalance, proprio. In leggerezza ce la facciamo, facile facile. Ancora un minuto e mezzo. Dovrebbe mancare poco. Eccoci qua, siamo quasi arrivati. Attenzione al motore che si surriscalda e al paletto. Cazzo. Forse ho parlato troppo presto per dire che siamo arrivati. Però è sparito il timer. Che vorrà dire che è sparito il timer? Forse niente, che siamo quasi arrivati, vabbè. Con grande eleganza entriamo in garage. Oh yes, eccoci qua. Sei tornato, grazie al cielo. Tutto a posto. Tutto perfetto. Ora macchina magicamente nuova. Ok, alziamo i tacchi. Domani sarà un gran giorno. Ottimo. Eccoci alla gara. Vediamo un po'. Dal bagno. Io sono lì che prego che abbia portato un ferro e non sono proprio sicuro che il barista abbia intenzione di pagarci. A questo punto i suoi figli si avvicinano. Quei due si scrocchiano le dita. Quelli erano energumeni. Erano energumeni altri tuoi meno. Cosa bevi dietro? Il mio uccello. Hai capito? Questo pazzo bastardo è uscito dal bagno e ha iniziato a pisciare tutto il locale. È vero? Non ha chiamato gli sbirri? Che schifo. A volte basta fargli credere che sei pazzo. Tom, avresti un momento? Certo, Frank. Abbiamo un piccolo problema. Il capo sta bene? Oh sì, niente del genere. Mikey Donny, il pilota, è stato pestato per bene dagli scagnozzi. Merda, di Morello. Si deve evitare noi. Rotto, mascella rotta. In ospedale, insomma. Gesù. Già, brutta storia per Mike. Comunque, correrai tu al suo posto. Aspetta, come? Frank, Tom, io... Manca soltanto mezz'ora alla partenza. Non c'è niente da discutere. Il Don vuole vincere. Ma più di ogni cosa vuole che Morello perda. E se il Don vuole vincere, vinceremo noi, ragazzi. Altrimenti, avrei chiesto a qualcun altro. Sì. Ok, Frank. Bene. Ralph ti aspetta con la macchina pronta. Scendi subito in quella pista. Dai, cazzo, dai. Ottimo, bisogna anche guidare la gara, fare la gara, ragazzi. L'Europa è il grande
grande campione Martin Lichtenberg si è preso una pausa dalle gare internazionali per correre oggi qui con noi. Ecco la griglia di partenza, il favorito di Lost Heaven, Mikey Dunn, non parteciperà. Lo sostituisce... Romy Angelo. Beh, aiutatemi tutti quanti ad augurargli buona fortuna. Dai, Tommy. I piloti sono schierati. Siamo in pista, ragazzi. Ganzissima questa cosa, molto ganz. E ancora molto più elegante questa macchina. Lichtenberg nei guai, la tua macchina ha qualche problema. Lichtenberg si ritira, il favorito. Ok, diciamo che il lavoro di questa notte, vediamo che in gara non ci siano incidenti, ha avuto i suoi frutti. Ma è inguidabilissima questa cosa qui, ragazzi. E sorti dai coglioni che devo vincere, se no quell'altro mi ammazza. Tranquilli, abbiamo tre giri, ce la faremo. Andiamo nell'erba. Attenzione al curvone, qualcuno va dritto al curvone. Questo gioco è semplicemente fantastico, raga. Troppo bello, cazzo. Non mi devo distrarre? Siamo terzi, andiamo. Andiamo, si recupera, andiamo. Andiamo, vai via. Siamo in testa. Con eleganza, passiamo in testa alla grande, ragazzi. E adesso andiamo a distaccare la grandissima. Dai, a scendere e a prendere velocità adesso, così. E il primo giro se ne sta andando. Certo che sì. Finito il primo giro, inizia il secondo. La riusciremo a finire la gara o succederà qualcosa? Bella domanda. Cazzo! No, cioè, mi sono fatto riprendere da tutti come un coglione. Angelo torna in testa, riuscirà a restarci? Ma certo che sì. L'uscita di Lichtenberg ha fatto riaccendere la gara, ora tutti puntano alla vittoria. Chissà come mai è uscito, ragazzi, eh? Voi sapete qualcosa? Dai, cazzo! Con Lichtenberg fuori dai giochi, il trio in testa lotta per la prima posizione. È un casino curvare, perché se freni non curva, ovviamente. E quindi bisogna prima frenare, lasciare il freno e poi curvare e poi gas in fondo. Abbiamo bisogno di Mike Dunn, il ragazzo è un ottimo rimpianto. Oh, avevi qualche dubbio? Queste curve fatte con un'estrema eleganza, non so se notate, ragazzi. E adesso si va in eleganza in su sul muro e poi scendiamo giù a tutta birra verso la linea del traguardo che ci porterà verso l'ultimo giro di questa fantastica corsa. Un gioco di auto praticamente dentro al gioco Mafia. Fantastico. Qui freniamo, se no si fa come prima. Elegante anche troppo, direi. Ci recuperano sempre a questa curva. Nessuno che mi sorpassi di voi. Ok, no. Va bene così. Chi si salta? Va bene. Angelo è al primo
alto, ma ti reggerà. Il rumoraccio strano era quello lì. Siamo alla curvona, ragazzi, che poi ci porterà verso la linea del traguardo, e questa volta sì, potremo urlare la nostra vittoria al cielo, ragazzi. Abbiamo fatto felice Don Salieri, perché vinceremo questa gara, ragazzi, con grande eleganza trionferemo e abbiamo vinto. Esultano i nostri compari. Siamo ai box. Ciao, Tom! Ecco qui il nostro campione! Ehi, Tom! Volevo ringraziarti per quello che hai fatto. Avevo scommesso l'affitto dei 6 mesi. Sarei per strada se non fosse per te. Beh, ho fatto quello che mi è stato chiesto. Bene. E in qualche modo dovrò sdebitarmi. Quando riesci, passa dal garage. Forse è una dritta che ti farebbe fare un po' di grana. Perché no? Bene, grazie. Sapevo che non ci avresti deluso, ci hai fatto fare un sacco di soldi. E Morello raccoglierà le briciole per alcune settimane. E dov'è l'europeo? Starà indossando un paio di scarpe di cemento, poverino. Vieni, sei meritato ogni centesimo. Porta fuori la tua ragazza. Grazie, capo. Bevete, ragazzi? Ce l'hai, vero? Non buttare tutto un po'. La corsa è stata grandiosa, eh? Salute. No, però regalerò a mia madre un cappotto. Abbiamo notato la ragazza, signore. Le mie congratulazioni, campione. È stata solo fortuna. Ah, sì? Avevo scommesso sull'altro pilota, quindi devi offrire tu. Ecco, ora sei pronto per le fotografie. Grazie. Dopo i festeggiamenti ti conviene dare una mano al tuo amico Poli. È così spronzo che lo investirebbe un'auto parcheggiata. Sì, ok. Lo riporto a casa sano e salvo. Come al solito. Ok, ragazzi. Ci salutiamo qua anche per oggi. È stato un bel video con una bella sorpresa di questa corsa automobilistica che non mi aspettavo veramente. Spero che vi sia piaciuto il video e, come sempre, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale per continuare l'avventura su Mafia e su altri giochi insieme a me. E seguitemi sui canali social, YouTube, e Facebook e Instagram. A Johnny8Gaming troverete tutto, e volendo anche su Twitch. Quindi vi dico grazie per il momento e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!